Buongiorno dalla TG1. In Egitto, al Cairo, nella notte un'auto lanciata a forte velocità in contromano ha provocato una strage, schiantandosi vicino ad un ospedale. Al momento sono 19 i morti e 32 i feriti. Ancora incerte le cause dell'esplosione. Il servizio di Giuseppe Rizzo. Una corsa folle a marcia indietro. In pochi minuti, di fronte all'ospedale oncologico del Cairo, un'auto scatena l'inferno. In piena notte, lo scontro con altre quattro auto innesca la forte esplosione. Stavamo dormendo e abbiamo sentito uno scoppio incredibile, racconta questo testimone. I vetri delle finestre sono andati in frantumi, sono andati a finire ovunque. La cornice al Mahdi, scena dell'esplosione, vicino alla famigerata piazza Tahrir, è affollata e trafficata anche di notte. Quando arrivano le ambulanze, 42 in tutto, trovano sull'asfalto corpi straziati di passanti e automobilisti. E il ministro della salute, Khaled Meghaed, a escludere la ricostruzione dei primi minuti, che parlava di una bombola d'ossigeno esplosa dentro l'ospedale. I ricoverati dell'istituto sono tutti illesi, si è provveduto a evacuarli. L'esplosione è avvenuta di fronte agli uffici amministrativi, semideserti di notte, lontano dai reparti. È stata istituita un'unità di crisi, la procura ha aperto un'inchiesta, molti media locali parlano dell'accaduto come di uno dei tanti incidenti stradali devastanti che ogni anno si registrano nella caotica capitale egiziana. Non si può escludere però la pista del terrorismo. A fine luglio, a causa di un rischio attentati giudicato concreto, la compagnia di bandiera britannica ha sospeso per alcuni giorni tutti i voli diretti sul Cairo.